una terra conosciuta e più per il suo meraviglioso mare, protagonista questa volta è la montagna, il comune siciliano più alto con i suoi 1275 metri sul livello del mare. Stiamo parlando di Floresta, che ha dato il via lo scorso 6 ottobre alla 14ª edizione di Ottobrando, annoverata tra le manifestazioni enogastronomiche più prestigiose e qualificate dell'isola. 4 weekend d'autunno per 4 tradizionali sagre dedicate ciascuna ad un prodotto tipico dell'area nebrodea. Da quella dei Vasola Cucchitto a quella del suino nero dei Nebrodi, dalla sagra dei funghi porcini sino a quella dedicata alla regina della tavola dei Nebrodi, la Provola, a cui si affianca la mostra mercato. Un percorso attraverso il centro storico della comunità montana, con stand dei cibi tipici locali e dei prodotti ortofrutticoli a chilometri zero, attività ed esposizioni in plein air che rievocano la storia e le più antiche tradizioni locali, spettacoli musicali di folklore e di artisti bohemien, degustazioni e convegni sul tema del turismo e dello sviluppo agroalimentare di un territorio ricchissimo in termini di tradizioni enogastronomiche, agricole ed artigianali. Floresta al centro, come ha detto Piero Ridolfo, consulente esterno dell'amministrazione comunale per la comunicazione. Come luogo da vivere tutto l'anno, non terra di transiti e passaggio, ma centro di interessi diffusi, di saperi e sapori, terra ideale dell'incontro. Nel tempo è diventato un appuntamento che è sempre cresciuto e che dove c'è stata una grandissima partecipazione da parte dei produttori, un richiamo da tutta la Sicilia, quindi i complimenti vanno a chi ha organizzato, anche le precedenti amministrazioni che hanno puntato su questo evento importantissimo, e vanno anche alla nuova amministrazione che non solo ha continuato ma ha cercato di ampliare, di allargare questa manifestazione, che oggi rappresentano l'identità di un territorio. Io ogni anno sono venuta e sempre più grande è stata la partecipazione, perché oggi la gente è anche un momento di grande indotto per l'economia dei Nebrodi, per la valorizzazione, perché non dimentichiamo che questo territorio, dalla Provola ad Hoc ma anche al suino nero, ha partecipato ad eventi nazionali e internazionali. Io credo che oggi il binomio agricoltura, turismo, economia, agricoltura e riscoperta di luoghi come questi, dove il turista vuole vivere il luogo, vuole andare alla riscoperta di quello che c'è. Ma questa è la dimostrazione. Oggi ho già avuto modo di fare una passeggiata tra gli stand, come la sinergia paga. Gli amministratori locali, intendo non soltanto quelli di Floresta ma anche quelli dei comuni limitrofi, hanno fatto squadra. Quando si fa squadra anche con la regione, con l'ente parco, si riescono sempre a trovare risultati molto positivi. Tra l'altro questi sono territori che incontrano oggettivamente delle difficoltà logistiche, ma con la buona volontà si dimostra che si possono superare. Credo che qui si stia traendo il massimo da quelle che sono le innumerevoli eccellenze e le enormi potenzialità di questo territorio. Ottobrando, fiera autunnale che accoglie una media di 15.000 visitatori a weekend che arrivano da ogni parte dell'isola, rappresenta un'importante vetrina per i produttori locali di quei prodotti che rientrano tra le eccellenze enogastronomiche siciliane, dove è possibile esporre e degustare dal prodotto tipico DOC e DOP alle nuove proposte del panorama enogastronomico nebroideo, facendo da trampolino di lancio per una nuova generazione di imprenditori dei Nebrodi che coraggiosamente scelgono di produrre e commercializzare non solo cibi e bevande che fanno parte della tradizione, ma che sperimentano nuove idee attraverso l'uso innovativo dei frutti della nostra terra. L'arancina alla nocciola l'ho inventato io. Perché la nocciola non la uso solo per il dolce ma anche per il salato, si sposa bene anche per il salato. Racchiude un po' il territorio dei Nebrodi, perché all'interno c'è anche pancetta di suino nero dei Nebrodi. Mi sono specializzata nel trasformare la nocciola, proprio perché ormai lo sanno tutti, credo, essendo io nata come bracciante agricola, conoscendo la nocciola in tutte le sue sfumature, ho deciso di trasformarla nella mia pasticceria e mi sono resa conto che è una vera e propria ricchezza. Mi sono inventata dei prodotti, ma porto avanti quella che è la tradizione, cioè la pasta reale di nocciola di Tortorici. La Provola fusa per tutti, bambini, grandi e anziani. Che tipo di birra producete voi? No, le birre che facciamo sono 8 tipologie. Da una bionda dolce a una bionda amara, da una rossa più amara, diciamo anche lì riusciamo a accontentare un po' tutti. Ottobrando è sempre in crescita, questo mi fa piacere, noi da 4 anni che ci siamo e ci piace esserci, perché a Floresta è una bella piazza, bella gente, quindi una bella domenica da passare tutti insieme.
fagiolo a crocchetto è il piatto tipico di Floresta. È un fagiolo che loro coltivano qua in modo naturale, senza conservanti, senza aggiunte di altre cose che vanno ad alterare il sapore. Noi lo prepariamo sempre con, dice madre natura, crea. Usiamo le patate del posto, le carote e lo cuociamo piano piano con il modo casareccio che facevano le nostre nonne. Quest'anno abbiamo usato la pasta mal tagliata, che si lega bene per dare una diversità di pasta. Un anno facciamo le tagliatelle, un anno le mal tagliate. Sono piatti che vanno bene, si amalgamano bene, si devono solo assaggiare. I nostri prodotti tipici, sapore dei Nebrodi, abbiamo anche dei negozi qua a Tortorici che facciamo questi prodotti e proponiamo ai clienti i nostri veri prodotti siciliani, senza estere, senza importazione, senza niente, proprio tutto prodotto dal nostro stabilimento. Siamo un birrificio, tutta produzione artigianale nostra, abbiamo 5 birre diverse che vanno da una Golden Ale bionda nostra Leonia, che prende il nome appunto dal paese Rocca di Capreleone, e poi per finire abbiamo una birra nera, una Rauch Beer a bassa fermentazione al nome Moriana, che nasce per accompagnare la carne di suino nero di Nebbia. Formaggi, provole stagionate, provole fresche, schiacciate. Abbiamo i cavallucci fatti con la tuma, la provola al limone, che questa è una specialità non conosciuta da tutte. Allora, la provola al limone si fa la provola, normale, poi si mette il limone verde dentro la provola e poi si fa asciugare, che poi il limone che succede? Si asciuga e si assorbe tutta la provola. E quindi la prova dà il sapore del limone. Un po' di tutto, formaggi che li facciamo noi, li produciamo noi, dai nostri allevamenti, tutto, un po' di tutto, va. Un amaro di arance selvatiche. Gente ce n'è parecchia, ma ancora come vendite siamo all'inizio. Ottobrando è mostra mercato, ma anche incubatore. È occasione per i rappresentanti delle istituzioni e del mondo economico siciliano di accendere il dibattito sulla risorsa economica più importante della nostra terra, il patrimonio culturale. È un nuovo modo di generare proposte e strategie di sviluppo dei due settori che fanno da traino all'economia siciliana, ma che ancora hanno bisogno di attenzione per crescere in termini qualitativi e consolidarsi nel territorio nebroideo, per raggiungere un significativo posizionamento nel panorama dell'offerta internazionale, turismo e agricoltura. È la conferma che la valorizzazione dei prodotti del territorio e che la filiera enogastronomica diventa non solo momento di aggregazione ma anche opportunità di cultura e in larga misura capacità di innovazione. Ecco perché temi come questi vanno affrontati in maniera organica, non solo recuperando la capacità organizzativa dei comuni e dei distretti territoriali, ma anche valorizzando i nostri prodotti in una chiave di lettura moderna della qualità. E per far questo c'è bisogno di istruzione, c'è bisogno di formazione, c'è bisogno di essere vicini alle esigenze di crescita delle aziende che non possono prescindere dai momenti di crescita e di formazione del proprio personale. La manifestazione non è solo fiera e degustazione, divertimento e spettacolo, folklore e musica, è fulcro per la promozione di temi, approfondimento di aspetti che necessitano di un'analisi lucida e contemporanea per consentire la crescita economica e sociale dei Nebrodi. Non a caso domenica scorsa a Palazzo Lando Scalesi si è tenuto il convegno sul tema il rilancio di turismo ed agricoltura in Sicilia e il paradosso delle competenze. I temi affrontati, che vanno dalla realtà del mondo del lavoro e delle competenze specifiche richieste agli addetti ai lavori e quindi della formazione, per parlare poi dell'incontro tra domanda e offerta, sino alla spinta necessaria a far crescere la classe imprenditoriale siciliana nel settore turistico ed agroalimentare, vogliono essere spunto per dare nuovo impulso e proporre possibili strategie di sviluppo per un territorio che annovera moltissime specialità tra le proprie eccellenze. Abbiamo sempre coniugato ambiente, valorizzazione agricola con la valorizzazione turistica, tutto questo rende sempre più appetibile questo territorio. C'è un grande tema: come attrarre i giovani in agricoltura, come poter far diventare un'esperienza professionale, un'esperienza per vivere ancora questa terra, per vivere la montagna, per vivere questi territori che sono straordinariamente belli ma che hanno bisogno anche di una redditività per i nostri giovani per poter rimanere. E allora mi pare le iniziative che sono state messe in campo, le iniziative di promozione territoriale, le iniziative di promozione culturale, ma anche le iniziative nel settore agricolo di
valorizzazione delle produzioni tipiche locali, ma anche legate all'ambiente, legate all'esperienza del turismo, sono tutte iniziative significative che certamente daranno dei frutti positivi. Occorre lavorare molto sulla formazione dei giovani. Oggi vi è una distanza tra il mondo della formazione professionale, anche il mondo dell'istruzione e le esigenze delle aziende. Fino a quando vi sarà questo gap sarà sempre più difficile colmare questo tipo di deficit. L'ultima cosa, se il dibattito sul lavoro nel nostro paese fosse meno ideologizzato e quindi se si ragionasse più sul merito dei problemi cercando di risolvere le questioni, probabilmente faremo tutti un passo in avanti. Il contratto di rete oggi si cala esattamente in quella che è la politica di sviluppo sia del convegno che andremo oggi a definire, sia in quella che è la più ampia politica di sviluppo anche di Ottobrando, agricoltura e turismo. Noi abbiamo messo insieme sia le imprese del comparto turistico che le imprese del comparto agroalimentare per poter dare all'utente finale quella che è una visione a 360 gradi del territorio, cosicché abbiamo la possibilità di far vivere il nostro territorio non soltanto calandoci in quelle che sono le bellezze note a tutti di quello che è il nostro territorio, però dando la possibilità anche di vedere la cultura enogastronomica, le tradizioni, i miti che sono presenti da noi sul territorio dei Nebrodi. Intanto la manifestazione continua fino al weekend del 27 e 28 ottobre e già per questa edizione raccoglie i primi risultati positivi in termini di crescita delle presenze sia di espositori che di visitatori. Sono rimasto contentissimo per la domenica scorsa anche e grazie a tutto lo staff che mi ha aiutato e mi hanno detto che ci sono state 2.000 unità in più di presenze rispetto all'anno scorso. Quindi mi auguro che domani sia ancora una giornata che non dico moltiplicare, ma almeno raddoppiare quelli che sono i turisti di passaggio.